tutta la vostra insolvenza, voi vi trovate immediatamente nella situazione di essere in situazione di ingiunzione immediatamente esecutiva. Con questa legge poi questa legge in particolare è quella famigerata delle cartolarizzazioni, non mi viene mai manco la parola. Ecco, questa legge praticamente permette a chi ha questi crediti incagliati, come dicono loro, o inesigibili, come dovrebbe essere, questa legge ha permesso che questi crediti inesigibili erano incagliati per qualche motivo, perché si vede che c'era qualche ragione pure del debitore che andava presa in considerazione, e di fronte a un giudice queste considerazioni avrebbero avuto il loro giusto peso. Invece con questa legge le nostre grandi banche, che appunto manovrano i politici, perché una legge così infame solo pagando si poteva fare, che cosa hanno fatto? Ovviamente hanno messo a disposizione delle banche la fruibilità di questi crediti. Questi crediti sono andati agli stock change, non in Italia, ma a Londra o in America, dove sono stati infilati nei fondi tossici. In questi fondi tossici poi sono stati comprati dagli investitori internazionali, per la maggior parte quelli più ricchi, che potevano avere più soldi. Tra cui per esempio le Mantovadas, che è fallito l'anno scorso, ma che poi è stato preso da First City Bank, che adesso pretende l'appartamento del mio amico Luigi Rossi. E il mio amico Luigi Rossi deve fare una causa internazionale, con tutti i costi che ci sono ovviamente in una causa del genere, per farsi spignorare la sua azienda, la sua casa, i suoi conti bancari. Luigi Rossi non è uno qualunque, è un ricercatore del CNR, è un ingegnere, ha una sua azienda personale, non è una persona imbecille, è una persona molto intelligente, e aveva un contenzioso con la sua banca di, nel 93, di 8.200.000 lire. Ha chiuso, per non sentirne più parlare, nel 2003 a 13.800 euro, cioè ha pagato tre volte il capitale iniziale in 10 anni, e pensava che fosse finita lì, e invece no. L'anno scorso si è ritrovato debitore di Lehman Brothers, della consociata italiana, che nel frattempo è fallita, insomma, tutti i vari passaggi che è. Il suo debito, lui non sapeva, lui non aveva un debito, non aveva nessun debito con nessuno. Adesso invece ha un debito da 88.000 euro. E questo può succedere a chiunque di voi. Un altro amico, pensate, sta a Terni, lo stavo dicendo un attimo poco fa, questo signore mi ha telefonato disperato tre mesi fa dicendo che aveva bisogno di aiuto. È un mio collega, e ci siamo visti, per telefono si telefonava, insomma, mi ha raccontato la sua storia, perché lei aveva ereditato un appartamento dal padre che ci aveva ributtato una parte, lo teneva in più, no? Come, cioè è un bene che ci aveva. Adesso sta in grossa difficoltà, in crisi economica galoppante come siamo tutti, e praticamente è andato in banca per facendo, dice, ma adesso voglio far finta di ristrutturare l'appartamento e ti faccio dare 100.000 euro, no? E vado avanti per un po' di tempo finché non passa la crisi. È andato in banca, ha fatto le pratiche con il gerometro, con tutte le varie cose, e siamo andati lì, sei tranquillo, non c'è problema. Dopo 2 ore andiamo a lì, insomma, praticamente è pignorato. Questa è la situazione, ragazzi. Quindi il problema è un problema gravissimo di libertà, di democrazia. Voglio che qui stiamo dicendo che siamo una democrazia. Non esiste più democrazia fondata dai nostri padri fondatori, non c'è più, perché hanno cambiato le leggi, hanno cambiato tutto quello che noi possiamo fare legittimamente. Questo mio conoscente che dicevo il primo,
deve fare una causa in America, a New York, per cercare di difendersi i suoi 88.000. Quindi io non voglio essere catastrofista e assolutamente pessimista fino all'ultimo, però vi dico, ragazzi, qui le cose bonariamente non si risolvono. Purtroppo io sono pessimista sotto questo profilo. Ci vorrà 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Speriamo che esca poi un partito che finalmente prenda a cuore l'interesse della cittadinanza, della popolazione, di tutti gli stati sociali, perché ci siamo tutti dentro, a meno che non siete dei banchieri.